siete? 20! 20? A Roma me! Ha pagato organizzato un marino, signori, sì! Ascoltate, prego! Oggi venite che siamo andando a mangiare! Buongiorno. Buongiorno. Spaghetti alla nerana, una pasta e patata, un marmellato. Abbiamo pensato. Scusami, Bozzipapuri. Non è giusto che lo rompi solo tu. No, è già. Allora una parola a canto e recanto. È un sogno che sia parola. Che vuoi tu? Facciamo una cosa in terra, non ce la facciamo. Facciamo una nerana, una pasta e patata e un frutto e male. Dammi la pasta, non me la prego. Esci di tu. Vabbè, facciamo una candela. Che top, grazie. Qua i piatti li buttiamo. Allora fai un assaggio di tre primi tu. Ok. Facciamo una cosa, lo pido tu, chef. Tre assaggi le prime che la tieni più bella. Senti, ma l'insalata nanà, che insalata è? Insalata nannella. Eh no, io la chiamo nannella. Gambetta, radicchio, rughetta, pomodorino e mozzarella. Ma per te, posso cagliare pure un nome, ma mettono un nanà oggi. Io direi di nominarla nanà. Secondo me sì. Allora, aiuta, domani in poi il menù, l'insalata nannella, si chiama più insalata nannella. Insalata nanà in onore alla compagna. In onore di Napoli! No! No, e dai! Sai che cos'è? Io per esempio e mio marito, amore, allora adesso basta, sono passate feste di Natale, non dobbiamo mangiare più. Marchigiate si passa e patate, non voglio, non mangiate più. Che se ci può mangiare, lasciamo che. Dammi i piatti. Perché che si può mangiare? Bene, com'è? Benissimo. E tu devi mangiare ora. Se si è patata, si può mangiare, si cala. Metti qua, dove vuoi qua? Vai, metti. Vi ho portato qua perché io qui sono nata, nei quartieri spagnoli, quindi da buona napoletana ho delle origini proprio centrali, dove un po' hanno rappresentato anche la storia di Napoli, i quartieri spagnoli. Vivere a Napoli significa, che ne so, i panni stesi, la signora che ti offre il caffè, la vicina di casa che se ti manca un pacco di zucchero tu non esiti a bussarla e dire signora potete dare un po' di zucchero, mi è finito, hai bisogno di aiuto in un orario particolare perché è sera e la maggior parte delle persone sono a casa perché hanno finito di lavorare, ma tu trovi sempre qualcuno perché Napoli è sempre viva, è sempre accesa a qualsiasi ora della città, che magari ha bisogno di un aiuto e ti aiutano. C'è sempre un'accoglienza e un calore particolare, c'è un senso di appartenenza. In tutti i paesi c'è un senso di appartenenza, ma qua c'è un senso di appartenenza proprio, te la dico in napoletano, come question me. E quindi in questo caso la sento mia, la sentiamo nostra ed entriamo veramente in difesa per lei. Sicuramente la consapevolezza di vivere in una città che è legata a una storia così importante che non morirà mai. Sono ritrovata a girare il video di Nanà, che sarebbe una canzone scritta a Renato Zero, che parla di Napoli, dedicato a Napoli, e il regista Luciano decide di raccontare Napoli attraverso una donna. Antonella? Mi state sentendo? Il regista decide di raccontare Napoli attraverso una donna maltrattata, che si prostituisce per esigenze, eccetera, eccetera, affinché poi arriverà qualcuno a salvarla. Ed è proprio quello che molti di noi di questa terra ci auguriamo, che prima o poi ci sarà qualcuno che insomma ci salverà. E però io spesso dico che gli unici salvatori di questa città siamo noi. La prima cosa che io faccio da napoletano, parlo solo in napoletano, tutta la giornata. io alterno perché avendo la possibilità di comunicare a molte persone che mi seguono sui social,
alterno con grande orgoglio parlo il napoletano, perché sappiamo bene che è una lingua e mi piace parlare il napoletano, e traduco anche per quelli che non lo conoscono. Io canto, quindi Dio mi ha dato un dono meraviglioso che è il canto, e quindi do espressione alle mie emozioni con la lingua più bella del mondo. Napoli. È vero, è vero. Poi io nel mio lavoro ci metto sempre tanta Napoli. Ma vai tu. Perché ci metti tanta Napoli? Perché di solito la maggior parte dei videoclip che giro li giro per Napoli. Allora, io vi dico la mia, no? Vivere a Napoli. E il fatto è che poi quando vai da un'altra parte, io viaggio un po' per lavoro, un po' per piacere, quando vai da un'altra parte e ti dicono, ad esempio sono stato a Miami, Miami è bellissimo, quando sono arrivato a Miami, questo è un sound driver, io mi sono guardato intorno alla città, poi, cioè, capito, ti aspetti sempre qualcosa sì, in più. Sì, 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 perché sei abituato. Perché, ecco, se tu vieni a Napoli magari ti fai una passeggiata a Via Caracciolo, ti fai, vai al Vomero, vai al Posillipo, cioè non finisce mai di al centro storico. Invece quando sono stato fuori magari, ecco, è bello, sì, e poi... Questa è la differenza forse sì, tra Napoli e altre sì. città. Può sembrare scontato parlare bene della nostra città o difendercela, però effettivamente tu qua hai veramente la possibilità di scoprire, nonostante noi ci viviamo ancora, oggi scopriamo delle bellezze rare, delle bellezze uniche, e parliamo indipendentemente dalle bellezze paesaggistiche, parliamo di storia, arte, cultura, musica e così via. Ci vorrebbe una giornata per parlare di tutto questo. Infatti già ci stiamo emozionando, ma indipendentemente da questo, ripeto, nascere a Napoli ti dà la possibilità di riempirti già la pancia, come si suol dire, no? Tu già stai sazio. Bravo. Andrai altrove, vedrai dei posti, la curiosità c'è. Però non è che tu torni a Napoli e dici è la più bella del mondo perché ci sei nato, ma perché a conti fatti quello che rappresenta questa città non è solo una bellezza paesaggistica, ma c'è tutta una storia, c'è tutto un nucleo, c'è tutto un cuore da vivere senza mai stancarti. Lo sai che penso? Parlo bello però, eh? Parlo proprio bello, infatti mi ha ispirato questo pensiero. Perché sono napoletana, ma ho imparato pure Bravo. A parlare. Ah, bene. Come puoi mai parlare male di qualcosa che ha mille sfaccettature? Tu puoi mai parlare male di una persona che tu non la capisci? No, perché ogni volta lei può mostrare una faccia diversa, ma a seconda del quartiere, a seconda del periodo storico, tu non puoi parlare male con qualcuno che non conosci buono. Ci sembrerà sempre di conoscerla profondamente, ma alla fine no, lei mostra dei lati, e quindi è così infelice parlare male di questa città, perché... non la puoi mai definire. E il fatto che noi andiamo non la puoi definire, il fatto, è indefinibile. Sì, perché noi andiamo negli altri posti, nelle altre città, e andiamo sempre carichi di entusiasmo. Sì, c'è un'accoglienza, però noi ci aspettiamo quell'accoglienza, hai capito? Noi andiamo carichi di aspettative, di entusiasmo. È vero o non è vero che dopo 2 o 3 giorni, questo fa parte sempre dello status mentale napoletano, dice, ma non mi fire sta pure a casa. Aspetta, qual è la prima cosa? O mangiare. O mangiare. Mo che torna, mangia, mangiano piatti. Non voglio essere semplice. Mo che torna, mangia, mangiano piatti pasta, oppure mangia più caffè. Ma pure i rumori, voglio. I suoni, gli odori. Gli odori. Assolutamente. Vabbè, i grandi storici, scrittori, musicisti, poeti e così via hanno raccontato Napoli in modo eccellente, quindi forse non siamo noi oggi a doverlo spiegare veramente, noi siamo la parte giovane legata in modo radicale, in modo viscerale, che appena può, insomma, fa i conti e la difende. Noi traiamo solo il buono di tutto quello che comunque hanno seminato gli altri, pur non essendo non napoletani, hanno beneficiato di questo spettacolo a cielo aperto, e noi ora non possiamo che raccogliere questi frutti.